Uno. Rieccoci tornati nuovamente in diretta. Ciao Stefano, buonasera. Stefano Rebo, il nostro Ciao a pianista. tutti, bentrovati. Parliamo ovviamente di Varzila, continuano le interlocuzioni con MSC. Diciamo il 30 giugno si avvicina, i tavoli si stanno accavallando sempre di più, stanno aumentando sempre di più. La speranza è quanto prima che i lavori dentro lo stabilimento inizino per la famosa riconversione che andrà avanti per mesi e mesi. Insomma, speriamo che la fumata bianca sia quanto prima. Parlando ovviamente il responsabile Wilm Trieste, Antonio Rodà. Bentornato Antonio. Grazie, bentrovati a tutti voi. E anche ovviamente Ciao. Ricky Ramazzina per quel che sono anche gli aspetti ovviamente dell'impatto economico su ciò che può, che può portare ovviamente un risvolto positivo o negativo, ma ovviamente noi auguriamo assolutamente che vada, finisca tutto bene, che i lavoratori possano tornare regolarmente a lavorare. Antonio, siamo ovviamente ai primi di giugno, com'è la situazione rispetto magari a come ve la immaginavate un mese e mezzo fa? Stiamo rispettando i tempi? Siamo un po' in ritardo? Ma allora, i tempi, teoricamente noi entro il 30 di giugno dovremmo chiudere un accordo in quanto il 30 di giugno scade la famosa solidarietà di Varzila. Questo è il tempo che ci si è dato sia a livello anche governativo per il cosiddetto accordo di programma. È evidente che nel corso di questo mese si cercherà di trovare l'intesa sindacale, quindi stiamo per questo già. Siamo già al secondo o terzo incontro con MSC, l'intesa sindacale che traghetterà i lavoratori da Varzila ad MSC. Quindi, insomma, siamo proprio dentro, ecco, a questa discussione, ormai siamo nel vivo e quindi finalmente si comincia a discutere di concreto, ecco, dopo tanti annunci, tanti mesi, anni ormai, questo è il secondo anno di questa crisi. E quindi insomma siamo verso un percorso che sta andando a una sua conclusione e siamo nel momento decisivo. Antonio, i primi lavoratori quando dovrebbero tornare a lavorare? Ma allora il piano industriale di MSC inizialmente parlava di 3 anni, successivamente nell'ultimo incontro ci hanno detto che hanno rivisto un po' i tempi, quindi loro contano nei 24 mesi di chiudere gran parte del piano industriale. Questo significa che sicuramente ci sarà una fase iniziale. Io posso immaginare, adesso informazioni che non posso dare con precisione, ma è quantomeno 6 mesi, un anno in cui dovranno comunque preparare, attrezzare l'area e quindi riconvertire quello che gli servono, gli impianti e quant'altro. Cominciare a collaudare i primi prototipi di vagoni e carrelli ferroviari perché loro producono da zero i vagoni ferroviari che dovranno essere certificati e poi si avvierà la produzione di massa. Io penso verosimilmente che passerà almeno un anno, ecco, prima di poter cominciare a parlare di produzione. Però, chiaro, sono informazioni che andremo a verificare anche nei prossimi Beh, incontri. quindi tra un anno tutti i lavoratori tornano a lavorare, questo è più o meno potrebbe. Dire questo sarebbe errato, c'è una volontà di un reintegro graduale, quindi ci sarà la formazione che viene resa disponibile e possibile anche grazie all'intervento regionale che finanzia la formazione e quant'altro. La formazione è finalizzata a riconvertire le maestranze perché parliamo da montatori meccanici, motoristi, insomma, tutte quelle professionalità che erano legate ai motori di Varzila oggi dovranno essere riconvertite per produrre dei vagoni ferroviari. Quindi parliamo di saldatura, parliamo di altri tipi di attività metalmeccaniche che oggi in Varzila non sono presenti o comunque sì, ci sono magari persone che hanno competenze di carpenteria e quant'altro, ma che magari non le esercitano da tanti anni. Quindi, insomma, sicuramente ci sarà bisogno di una riconversione, riconfigurazione, insomma, di un aggiornamento formativo delle maestranze importante, ecco. Stefano. Ah, guarda, secondo me è un messaggio comunque positivo, nel senso che fino all'ultimo c'è stata una paura notevole che finisse molto, 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 molto male. È chiaro che quando fai una trasformazione di un'azienda così grande e devi trasformare dei lavoratori da esperti in una cosa o un'altra, è chiaro che cerchi di prendere le loro attitudini e metterle al meglio, però è stato fondamentale anche l'intervento della regione. Proprio per creare questa struttura di formazione. Non resta che sperare, anche perché i lavoratori sono talmente tanti che alternative non sono così facili da immaginare, no?
E quindi è brutto da dire, ma da parte nostra solo dita incrociate, tante tante dita incrociate. Ricky? No, sì, a me fa tutto piacere che si muova in questo senso, però quando ha parlato il nostro amico e ha detto che faranno questi treni, vagoni del treno, io pensavo nel professionista che prima era dedicato a questi motori che erano nel lustro di tutto il mondo e adesso si deve riconvertire con una professione così professionale quanto era quella di prima in qualcos'altro. Se anche ha una mezza età è sempre meglio di niente, però posso pensare che un lavoratore faccia fatica un po' da essere un professionista da un lato e poi ricominciare tutto da un'altra parte. Quindi c'è anche un po' di sentimento, penso, nel cambio di professionalità, no? Per quanto prestigioso, mantenendo i propri livelli che uno era, però penso che bisogna mettersi nei panni anche di questi professionisti che da un mondo passano a un altro e ci sarà anche un qualcosa di dentro che va a influire sul lavoro del futuro. Insomma, uno si trova alla mezza età, si è trovato totalmente la vita cambiata da un giorno all'altro, seppur tutto rimane uguale, però effettivamente diciamo le mansioni cambiano e questo potrebbe in qualche maniera creare un scompiglio, questo dici, no? Questo sto dicendo, Antonio, sì. C'è questo pericolo secondo te? Ah, sicuramente sì, penso che l'osservazione è assolutamente centrata, parliamo di gente che insomma che ha speso uno 20 anni, qualcuno di più, insomma, c'è qualcuno che è prossimo alla pensione, quindi dovremmo anche fare dei ragionamenti che noi abbiamo iniziato a fare con Varzila circa anche la possibilità, prima di arrivare, come dire, al passaggio delle maestranze, anche di creare dei percorsi per qualcuno che ormai ha la pensione lì a un passo, no? È chiaro, cambiare tipo di attività, cambiare la propria professionalità cresciuta insomma per anni su un prodotto, adesso sono entrambi strategici a modo loro, nel senso che i motori avevano un'importanza sia per quanto riguarda il mercato del mondo navale, ma anche insomma Varzila, dobbiamo ricordare che la gran parte dei motori di Varzila andavano sulle grandi centrali elettriche terrestri, insomma quei motori servivano servono per quel tipo di attività in buona parte, e ora si passa ai vagoni. I vagoni ferroviari di treni merci sono un asset strategico perché insomma non lo dico io, lo dicono gli addetti ai lavori insomma del settore, il trasporto ferroviario è destinato a crescere delle merci in maniera esponenziale nei prossimi anni, quindi MSC che è leader mondiale del trasporto trasporto marittimo delle merci ha, come dire, è un po' precursore, no, di questo cambiamento anche che vedrà l'incremento del trasporto su rotaia, e hanno deciso di realizzare loro i vagoni in casa, quindi diventano autoproduttori, quindi questi vagoni andranno ad alimentare il loro business e probabilmente andranno anche sul mercato, quindi insomma il soggetto ha capacità imprenditoriali notevoli e sfrutta questa prospettiva futura, quindi possiamo dire che insomma incrociando le dita questo piano industriale ha, come dire, ha ossigeno per tanto tempo, ecco. Mentre dall'altra parte, per quanto riguarda i motori, siamo in una fase di transizione ecologica energetica, per cui quello che prima faceva Varzila oggi è messo, come dire, a dura prova, nel senso che l'alternativa per chi fa motori è quella di provare le strade combustibili alternativi. L'alternativa per chi fa trasporto marittimo è far crescere il trasporto ferroviario, a cercare di, come dire, a tenere sempre alto insomma il loro nome come vettore della logistica mondiale. Quindi sono due strategicità diverse. È chiaro che da un momento all'altro bisogna imparare un mestiere diverso, per qualcuno riscoprirlo, perché sicuramente c'è chi ha quelle competenze, magari ce l'aveva e le ha esercitate tanti anni fa, per tanti è partire forse anche da zero. È una scommessa, i cambiamenti spaventano sempre perché fa parte insomma della natura umana, però è chiaro che l'elemento per il quale quel sito industriale continua a avere la sua
la sua strategicità, ecco, insomma, quindi questo è importante, non solo salvare i lavoratori e la loro professionalità, ma permettere che quell'area industriale continui ad avere un futuro, ed avere un futuro importante, quindi noi stiamo cercando nei negoziati che abbiamo di tenere assieme tutte queste cose, dove non c'è solo la retribuzione, i numeri dei lavoratori che passano, ma anche, come dire, una visione di futuro e di sviluppo, ecco. Ricky e Antonio parlavano ovviamente di ossigeno anche dal punto di vista economico e anche per la città, perché in effettivamente una, come insomma stava succedendo, mi correggerà Antonio, verso novembre-dicembre, quando sembrava ormai la situazione conclusa in maniera estremamente negativa, evidentemente il contraccolpo che avrebbe subito la città con la chiusura di Varzile e quindi con il licenziamento dei dipendenti sarebbe stata assolutamente tragica, visto anche effettivamente tutto il altre chiusure che ci sono state, una situazione economica non certo favorevole. Questo evidentemente intervento di MSC fa ben sperare anche per una ripresa ovviamente economica, e imprenditori comunque come te che si occupano di beni e servizi rischiamo a loro volta di avere per un effetto a catena degli effetti negativi, perché ovviamente se una persona non ha poi uno stipendio non può poi spendere i soldi per beni e servizi come possono essere palestre ed altro, per cui poi questo innescava un processo anti-virtuoso che rischiava di creare non solo criticità a 1000 persone ma a catena a mezza città. Certo, come abbiamo detto appunto nei momenti bui a dicembre, e si sapeva che se una realtà così importante con quei numeri di persone, di famiglie che dipendono sia direttamente sia a catena di uno stabilimento così grande, se va a mancare l'economia della città ne risente, l'economia che non ha niente a che fare con quella del turismo, quella base, quella solida, quella che in realtà è di tutti i giorni, perché le persone che sono i nostri concittadini, cittadini, vivono la città tutti i giorni. Quindi è un altro settore che veniva a mancare sicuramente per le attività normali, quelle come le mie che vivono di persone di tutti i giorni, perché le palestre ad esempio con il turismo hanno sempre a che fare con il riflesso, nel senso i locali lavorano, i ragazzi hanno i soldi e vengono in palestra, e così i ragazzi che lavorano, i figli delle Fincantieri, di tutte le grosse realtà, se non c'è la disponibilità della famiglia si allontanano dalle cose meno tra virgolette utili, anche se io credo che posso parlare per tutte le famiglie che mai come adesso mandate i figli a fare lo sport, perché qualsiasi esso sia è meglio un sacrificio per lo sport che un sacrificio dopo per le disgrazie. Stefano. Ma allora, intanto sposo immediatamente la frase di Ricky. Effettivamente io vedo che molti ragazzi si perdono e molte famiglie non riescono sempre a seguirli, non voglio entrare adesso nella discussione, però lo sport salva sempre. Uno sport importante, di qualunque tipo, ma importante come frequenza, importante dove crei un rapporto con chi ti insegna e così via, è molto 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 importante, e quindi spero sempre questo. Poi mentre parlava Antonio mi è tornata alla mente, non so se vi ricordate, per non far male, ma insomma, il famoso CBBB, quindi quando molte aziende si sono trovate costrette a eliminare sostanzialmente quasi dal mercato le pellicole, la carta da stampa per le foto e così via, no? Ci sono dei momenti della vita dove certe aziende devono improvvisamente o pian piano evolversi. Di conseguenza, da un lato ci sta a parlare con gli operai, parlare con le famiglie e cercare di trovare delle soluzioni e cercare di rendersi conto che chi è abituato da 20 anni a fare un certo lavoro si trova in difficoltà. Però bisogna essere anche cinici e guardare le cose con la realtà e dire: bello mio, così o sei in strada. Cioè, oggettivamente la tua professionalità sta partendo, però la priorità dello Stato, la priorità dei tuoi colleghi, la priorità dell'azienda è salvare il tuo posto di lavoro e quindi cercare di modificarlo, tra virgolette, il meno possibile e renderlo competitivo. D'altronde, se no, effettivamente, come nell'esempio che ho fatto, se una volta c'erano miliardi di pellicole, adesso ce ne saranno molte meno, quindi ci saranno molte meno aziende a produrle, vuoi continuare il tuo mestiere, corri dietro alle aziende. E allora sì che trovi la tua professionalità, come succede con i manager. Allora, vuoi mantenere il tuo lavoro?
che ne so, ad Oslo c'è l'azienda, ti trasferisci ad Oslo con la famiglia. Quindi questa può essere una scelta, ma se vuoi restare a casa e così via, ti devi anche rendere conto che ci sono delle evoluzioni. In più aggiungo e chiudo che secondo me, ma questa è una mia riflessione sul mio carattere, quindi lascio il tempo che trova, però dopo tanti anni di... non Beh, voglio ma dire sul tuo brutto di marzo, carattere c'è tanto da dire, è vero, cioè, sul ma tuo di carattere lavoro comunque c'è tanto da simile, dire. ogni tanto avere invece un cambio di professione e avere nuovi stimoli, secondo me può essere anche visto in una chiave avvincente, in una chiave di sfida, in una chiave di interesse, cercare nuove, Però specializzate in nuove cose, può essere lavorativamente, Ricky, può no, essere no, no. molto Lasciami interessante. dire una cosa, però seria, molto Oh, seria. Io immagino, ho visto questi motori dei lavarsi, in cantieri, i motori delle navi che producevano, li ho visti qualche volta passare o li ho visti qualche volta esposti. E devo dire che più che motori, vedevo una cosa come una cosa talmente grande, talmente complessa e talmente così che le vedevo più come un'arte, non so come spiegarti. Allora io mi immagino il gruppo che metteva insieme quel motore, che alla fine creava un loro figlio, no? Perché se non sbaglio sono tutti chi li ha composti, chi li ha messi assieme, hanno tutta una storia. E adesso questa persona che quando sfornava, o queste persone, questo gruppo, questo staff, sfornava uno di questi motori che magari sapevano anche dove finivano, non so, io mi faccio un po' una fantasia e si ritrovano a fare, erano dei numeri uno e adesso fanno altro. Il mio Vero, era però questo il sentimento, si evolvono tutti, però è anche essenziale evolvere, però credo che per uno che ha messo anima in una cosa, perché non facevano un motore di una Fiat 500, non so come ma lo spiegarti, so, facevano. però è anche vero che quel lavoro non c'è più e quindi la priorità è che tutti cerchiamo di aiutare a mantenere le famiglie. Però Sì, ma quello che io dice Antonio c'è sto, sopra questa di sera una. sono sentimentale e dico Lo che per un so. grande personaggio dove comandava, no, che comandava, lo staff che faceva così questa opera d'arte che io ho visto, adesso possa risentirne, ma è solo un pensiero. È chiaro che bisogna andare avanti, no? Era È solo un mio chiaro, pensiero. però adesso dico una cosa, Antonio, correggimi, ti prego se sbaglio, ma credo che ognuno di loro creasse un pezzo specifico. Dubito che c'è una persona da tutte le persone creassero tutto. C'è chi creava, no, dico una cretinata, quel tubo e per 30 anni faceva quel tubo il migliore in assoluto, chi per 30 anni faceva quelle bulloni, chi per 40 anni faceva quel componente e così via. E poi c'era chi li assemblava a pezzi, chi assemblava i vari pezzi, giusto? Quindi È non è che abbastanza c'era. così. Non è che c'era il signor Mario che adesso si prendeva e creava un Van Gogh del motore, cioè ognuno faceva dei pezzi che non sto sminuendo, non fraintendetemi, però quello che giustamente vedi tu del prodotto finito, c'è un lavoro sostanzialmente industriale, cioè un gran professionista che crea il suo pezzo meglio degli altri, senza nulla dire, e che poi c'è chi monta un pezzo, chi monta altri pezzi, chi monta i pezzi pronti assieme. Però è un lavoro comunque da catena di montaggio, non è un lavoro artistico, ecco, però capisco il lato affettivo. Diciamo che adesso, secondo me, sarà simile, c'è chi farà le porte dei vagoni, chi le ruote, chi il carrello, chi il gancio, chi non so cosa, ma credo che sarà ovvio che dà più soddisfazione forse vedere uno dei migliori motori al mondo piuttosto che un vagone bellissimo. Ma secondo me uno troverà insomma anche la sua fantasia in questo, e poi magari dopo 20 anni che ho fatto un tubo, inizia a fare un gancio, mi darà più soddisfazione. Poi cerco di vedere la positiva, anche perché non ci sono Oh, adesso alternative. fermati che sentiamo cosa Sì, dice. dobbiamo concludere. Antonio, concludi. Sì, scopro che c'è del romanticismo anche nel fare industria, no? Quindi insomma va bene così. È chiaro che per noi sì, c'è una trasformazione importante. Tutto è vero, insomma, sicuramente chi è cresciuto con quel. Noi non dobbiamo dimenticarci che quella fabbrica è nata per fare motori ed ha fatto questo da tanto, tanto tempo. Quindi oggi c'è un cambiamento importante, industriale. È importante che si mantenga una missione industriale di quell'area e che non diventi, come dire, un deposito di stoccaggio di container, perché quello è fin troppo facile da fare. Insomma, si cercano spazi, si allarga, come dire, quella che è la necessità di stoccare merci, ma questo non produce quei livelli di occupazione come solo le industrie riescono a produrre in termini non solo di occupazione, ma anche di qualità del salario, insomma, che è importante. Io penso
che mantenere la missione industriale di quell'area è un beneficio per tutta la città. Lo ricordavate prima, insomma, se Varzila oggi avesse prodotto 300 disoccupati senza trovare un'alternativa, ci sarebbe stato un impoverimento importante, ma non perché sono qui 300, ma a quello si aggiunge l'appalto, si aggiunge tutto un sistema che è concatenato, no? Noi dobbiamo ricordarci, ad esempio, quando nel 2009-2010 è scoppiata la crisi economica mondiale sui prodotti, insomma, i cosiddetti, insomma, prodotti spazzatura a livello economico, che poi si sono scoperti essere, diciamo, solo bolle speculative e quant'altro. Quello poi ha avuto un impatto sul mondo reale del lavoro, e prima di tutto è stata colpita l'industria, molto esposta, come dire, agli andamenti del mercato, e poi nel momento in cui si sono cominciati a perdere posti di lavoro nel mondo industriale, la città ne ha risentito e abbiamo visto esercizi commerciali chiudere a raffica, ecco, proprio perché c'era un sistema che era collassato, no? Quindi la dimostrazione è che comunque mantenere un equilibrio di un territorio fatto di servizi, industria, turismo è importante per cercare di mantenere, come dire, un benessere diffuso. E insomma, io penso che se riusciremo, ma insomma ormai penso che, insomma, la strada è quella imboccata e insomma si va avanti, mantenere questo equilibrio grazie anche alla riconversione di quello che resta di Varzila, delle grandi motori, penso che avremo fatto un buon lavoro. Ecco, abbiamo rischiato di perdere tante industrie, abbiamo, come dire, riconvertito una ferriera con difficoltà, ma ad esempio una ferriera che nel 2015 era dichiarata chiusa e quindi che poi si è riuscita a portare avanti, a riconvertire. Adesso è il turno di Varzila, insomma tutta l'industria del territorio ha attraversato un processo di trasformazione dai quali tanti pezzi sono, come dire, venuti a mancare, e questo si è visto sull'economia generale della città. Però una buona parte siamo riusciti a salvaguardare, e questo sarà un pezzo di quella parte, e penso che, insomma, ne beneficerà alla fine tutta la città, perché comunque stiamo parlando di un grande soggetto economico del mondo della logistica, che oggi diventa anche industria, e quindi, come dire, che avrà anche che ha anche delle capacità di intervento, ecco, su un territorio, su una società. Pensiamo al mondo alla portualità, insomma, dove MSC, insomma, ha sicuramente già un ruolo importante. Quindi per il territorio di Trieste può diventare un'opportunità. È chiaro che noi saremo vigili, attenti affinché questo avvenga, ecco. Benissimo, ringraziamo Antonio Rodà della WIL per essere stati con noi. Ovviamente buon mese decisivo, che è giugno, speriamo di trovarci tra meno di un mese con notizie positive e una conclusione di lavori. Benissimo, e ringraziamo Ricky Ramazzina, Stefano Rebbe, un saluto a tutti, arrivederci. Ciao a tutti. Ciao.